Mi sono detto, perché devo buttare via un oggetto che bene o male funziona e che forse potrei anche sistemare un attimino. E già me ne pento perché, vedete, non riesco neanche ad aprirlo. Già me ne pento. È un equalizzatore grafico della Arrow, modello EQ1800. Che ho comprato anni fa, se non ricordo male, da un mio carissimo amico, compagno di classe di allora, Carmelo. Che non so se sta guardando questi video, ma se stai guardando, Carmelo, ci sono ancora i tuoi adesivi sopra. CS Elettronica. Ed è una cosa a cui sono affezionato, però non lo uso, quindi qual è il senso di conservare un oggetto che non uso da 30 anni? Sono 30 anni che non lo uso. Perché? Perché un equalizzatore è inutile per quanto mi riguarda, perché ho un impianto che suona benissimo senza bisogno di nessun equalizzatore. Ed ecco altri adesivi CS Elettronica, un trasformatore, un circuito molto pulito, devo dire. L'unico problema che ha questo oggetto sono i potenziometri rumorosi. I potenziometri purtroppo fanno rumore e quindi andrebbero in qualche modo puliti. E poi, vabbè, il mobile è in condizioni abbastanza pietose. Ma chissà se io riesco in qualche modo a sistemare questo oggetto. Ora mi piacerebbe togliere tutti questi e vedere se riesco a pulire i potenziometri. Forse io mi pentirò di questa cosa che sto facendo, me ne pentirò. Ed ecco qua i nostri potenziometri, che sono veramente in condizioni orrende, scorrono molto male. Utilizzerò prima del WD-40 e poi del pulisci contatti. Quindi irroriamo. Beh sì, il WD-40 fa veramente i miracoli. Bisogna metterlo e masturbare. So che voi lo state odiando il WD-40, però io ci ho sempre fatto di tutto senza mai alcun problema elettrico. Io penso che sia un'invenzione straordinaria. Bisogna spruzzare e masturbare, vedete? Lo voglio sistemare e sicuramente lo metterò in vendita, perché non me ne faccio niente, ripeto, non me ne sono mai fatto niente. Secondo me ha dei limiti questo oggetto. E ora con questo faremo la pulizia un po' più migliore assai, ancor di più. Perfetto. Vediamo se riesco a non rompere i LED e doverli risaldare con difficoltà. Ora, in barba a quello che pensate voi, io qui, questo coso bascula, io qua gli metterò il WD-40 e glielo lascerò un po'. So che alcuni di voi odiano il WD-40 sulle parti elettriche, ma io ripeto, non ho mai avuto nessun problema di nessun tipo
con il WD-40. Anzi, ho avuto solo dei benefici. Dio vai. Ora, spruzzatone nei pulsanti. Spruzzatone nei pulsanti, con masturbata dei pulsanti. Poi, ancora, pulisci i contatti. La masturbata. Per finire, altra goccina di WD-40. Ok. Questo che sembra il pulsante di accensione, ma non credo che richieda. Super masturbazia. Perfetto. E qua ci siamo. Questa è una pulita ai contatti qua dietro. Ok. Pensavo di avere per le mani il pulisci i contatti secco, asciutto. Che asciutto non è, ma è diciamo un po' così. Invece avevo questo. Così va bene. Made in Japan, costruzione giapponese. Chissà che integrati ci sono qua sotto, vediamo. Ci sono due elettrolitici e gli integrati sono dei UA3403PC del 79. Wow, ci sono due elettrolitici che non sostituirò. Siamo pronti a provare. Dunque, abbiamo ingresso, uscita del computer, ingresso numero 1 dell'equalizzatore, e ora accendiamo qua, no, prima colleghiamo l'uscita dell'equalizzatore all'amplificatore. Fatto. E questo l'abbiamo fatto. Ficchiamo e accendiamo. Un po' di rumorini, però sembra acceso. Gli ingressi non collegati fanno rumore. L'ingresso collegato, vedete, questo è attivazione, e questi non sembrano fare rumore. Invece ora sì. Ah, sentite che fischio. Solo su un canale. Beh sì, è un equalizzatore rumoroso. Vediamo se riesco a mettere della musica priva di copyright. Ma qua c'è merda sotto copyright, ma che cazzo è? Musiche no copyright. Ok, vediamo. Proviamo questa cagata. Beh, perché ho questa cagata nella mia playlist? Non lo so. Beh, l'equalizzatore equalizza. Siamo i bassi. C'è questo canale che gracchia. Thank you.
Oh, sentite, io lo do per funzionante, magari non sarà proprio perfettamente funzionante, non sarà il massimo, lo vendo a 20 euro, vaffanculo, che cazzo me ne fotte. Vaffanculo, ok, funziona, fanculo sta musica e lo rimonto. Io forse non ho ripreso un bel niente, comunque ho eseguito questa cosa. Ho usato un fondo di bomboletta che avevo e sì, ci sono tutti i segni come vedete, perché sotto c'è la ruggine, ma io me ne sbatto e va bene così. Tanto questa è una cagata economicissima e se non passa su eBay, se non riesco a togliermelo dalle balle, lo getto via perché non ha senso, non ha senso. Due ingressi, un ingresso tape, un out per tape e un output per l'output dell'output, che poi è l'output. Non ce la faccio, è più forte di me. Non riesco. È più forte di me. Non riesco a non recapparlo. Non ce la faccio. Rischiando di fare danno, devo sostituire questi condensatori, perché sono degli anni 70. Ora qua tutto il resto sono condensatori, ecco qua ce ne sono altri due piccini. Va bene, recappiamolo. Vabbè, sono fatto male. Non so se come si vedrà, ma me ne sbatto. Mentre di là sto pulendo con la vasca ultrasuoni della Vevor, di cui trovate il link in descrizione, sto pulendo i cursori. Ora io tolgo questi due, sperando che non abbiano, vana speranza, che non abbiano piegato i pin, ma purtroppo vana speranza, hanno piegato i pin, quindi sono costretto a usare la violenza e a tirare con rabbia. Questo è uscito così, col positivo qua, perché c'è un'alimentazione duale e infatti è segnata molto bene, Japan, marca Sun. Questo è un condensatore del 79, presumo, anche lui. Ora io qua, siccome c'è spazio, gli rimetto da questo lato per non avere il fastidio di vivere. E quindi prima stacco anche l'altro. Ora qua 470, 16 volt, questi sono 470, 25, ma ne metterò due in parallelo per avere un po' più di filtraggio, creando questo stronzo così. Lo so che state disapprovando tutto ciò, ma io me ne sbatto. Sto praticamente, come direbbero gli americani, sto lucidando uno stronzo, perché non vale la pena. Non vale assolutamente la pena, eppure lo sto facendo. Ma non potevo gettarlo. Non potevo gettarlo via, come tutte le persone normali che gettano via la spazzatura. Perché io non butto la spazzatura? Sto perdendo tempo. La nostra cagata sta per avere luogo ed è veramente una cagata, vedete? Questo sta al contrario, mentre là ha finito. Questo lo saldo più alto e poi lo giro, perché me ne sbatto. Ah, questo è il condensatore di accoppiamento dell'audio. Che dite, li cambiamo? Ma sì. Questo merdoso condensatore del cazzo è un 10 microfarad 16 volt. Questa spina del cazzo, porco d***o. Molto piccoli rispetto a quello che c'era. Quindi abbiamo detto il negativo e dove entrava il filo rosso. Quindi così e così. Quindi lo salviamo al volo. Poi si tagliano i terminali e si strappa la pista, come ho appena fatto. Porco d***o! Mi manca una tronchesina per componenti degna di questo nome. Quindi saldiamo questo cazzo di filo fino
Ora facciamo l'altro. Devo ovviamente staccare l'altro filo, ma prima stacchiamo il fottuto condensatore. Ok. Perfetto, negativo di là. Andiamo. E rifiliamo. E sulle uscite c'è scritto out, quindi ora questo se ne andato a fanculo. Lo abbiamo recappato, non ci posso credere. Ora questo non tocca, è distanziato bene. Abbiamo aumentato un po' questi condensatori, quindi il filtraggio dovrebbe essere più migliore. Io non vedo, vediamo, fatemi guardare questo circuito. Raddrizzatore a singola semionda, ma è veramente una cagata vomitata. E vabbè, c'è poco da fare, ecco perché c'è un po' di rumore. No, non mi metterò a rifare l'alimentazione di questo coso e quindi me ne sbatterò. Me ne sbatterò e lui è così. Abbiamo deciso che è così ed è così. Lo chiudo. Ora è tedioso, c'è del tedio nel mettere tutti questi. Questi cazzetti. È un lavoro che tedia. Non resta che chiuderlo. Io non so se questo è asciutto, ma lo dichiaro asciutto. Quindi glielo metto così com'è. Gli metto le viti. Viti sporche, che non mi sogno minimamente di pulire. Qui deve ancora asciugare. Come al solito io ho fretta. E rovino tutto. Io ho fretta e me ne sbatto. Vedo che manca una vite, ma me ne sbatto. Ottimo, fantastico così. Ora se trovo una vite sono a posto. Scavare come al solito nella scatola delle viti per trovare una vite nera. Se riesco a prenderla, l'ho già trovata. Niente, non ci riesco. Porco d***. Questa va bene. C'ha la rondella, ma io me ne sbatto. E abbiamo finito questo restauro non voluto. Abbiamo finito questo restauro indesiderato di questo equalizzatore grafico stereo, che ora fa bella mostra di sé con una verniciatura improbabile.
è un adesivo originale. Due ingressi, un ingresso uscita a nastro e un'uscita per amplificazioni o quel cazzo che è. E devo dire che mi è servito molto in passato, l'ho utilizzato nel mio impianto stereo per collegare più fonti, ma ora no, ora non mi serve più, è vecchio, è recappato, funziona, si accende, lo possiamo anche riaccendere ora giusto perché va provato dopo il recap, giusto per vedere se scoppiano i condensatori perché li ho messi al contrario, cosa estremamente probabile conoscendomi. Poi queste spine facessero contatto, puttana di Eva, ladra, puttana, porco di... Niente, non c'è verso. Ok, ora fa contatto. E quindi... via. I contatti sono un po' così, però va bene. Questo è così, questo è così, vaffanculo, vaffanculo. Un generatore di rumore. Volevo venderlo su eBay, ma finirà nella spazzatura.